ragazzi, John Bourne, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in un video esperimento nel quale andremo a vedere che cosa succede su FIFA 22. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che ogni giorno alle ore 15:30, 15:30, 15:30, 15:30, 15:35 sul mio canale esce un nuovo video. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati perché qui esce un video ogni giorno alle 15:35. Detto questo, oggi ragazzi che cosa andremo a fare? Oggi andremo a fare un esperimento, quindi io vi chiedo tantissimi mi piace, almeno 4.000, se domani volete un altro video esperimento o comunque se molto presto un altro video esperimento a 4.000 mi piace. Iscrivetevi anche al canale perché a 150.000 iscritti vi porterò una serie con uno youtuber che fa FIFA sul web. Detto questo, cerchiamo appunto di capire che cosa è successo, perché questo esperimento, guardate che squadra ho io, il Borussia Dortmund 2. Ho il Dortmund 2, la mia squadra è quella del Dortmund 2, Burki 80 30 anni, Kobel 80 23 anni, Itz 78 33 anni, Guerreiro 84 27 anni, Schulz 77 28 anni, Schmelzer 71 33 anni in scadenza, Zagadou 78 22 anni, Hummels 86 32 anni, Akanji 81 25 anni, Pograncic 75 23 anni, Meunier 77 29 anni, Morey 73 21 anni, Witzel 83 32 anni in scadenza, Hazard 82 28 anni, Emre Can 82 27 anni, Bellingham 80 18 anni, Daoud 79 25 anni, Royce 85 32 anni, Brandt 81 25 anni, Giovanni Reina 77 18 anni, Wolf 75 26 anni, Paslak 70 23 anni, Reinier 71 19 anni, Malen 80 22 anni, Holland 88 20 anni. Non rinnoverò i contratti dei giocatori in scadenza, non metterò calciatori in vendita, non metterò piani di crescita né niente. Siamo al Dortmund 2, ma come vedrete questo è il Borussia Dortmund che ha anche 2 milioni e 2 di stipendi, budget trasferimenti, 26.000 di stipendi, con un Mels capitano, e siamo in Serie C tedesca, esattamente come è il Dortmund 2, perché siamo il Dortmund 2, quindi non abbiamo nient'altro in più che il Dortmund 2. Ora, detto questo, che fine ha fatto il vero Dortmund? Il vero Dortmund, che ve lo faccio vedere tra un momentino, andando a mettere cerca giocatori e cercando direttamente la Bundesliga, quindi il massimo campionato tedesco, e il Borussia Dortmund, eccolo qua. Nel Dortmund in questo momento c'è Drialka 22 anni, Rekert 24 anni, Umbewen 20 anni, Klusman 18 anni, Batraoré 24 anni, Bueno 18 anni, Koulibaly 17 anni, Collins 17 anni, Dams 31 anni, Finson 21 anni, Taki 19 anni, Maloney 21 anni, a centrocampo Amidic 19 anni, Bafunta 19 anni, Ober 25, Kurpuz 18, Knauf 19, Krebs 22, Papadopoulos 21, Makrekis 21, Pasalic, Marco Pasalic, non l'altro Pasalic 20, Pfanne 26, e in attacco Borneman 20, Broskiski 20, Tatermush 20, Taki 22, Tiggs 22. La domanda è, chi sono questi? Quelli del Borussia Dortmund B. E infatti Borussia Dortmund 2, cosa ho fatto? Ho cambiato tutti i giocatori del Dortmund con i giocatori del Dortmund 2, però confermando le categorie. Quindi il Dortmund 2 è rimasto in Serie C, mentre il Dortmund 1 è rimasto in Serie A, in Bundesliga. E quello che farò sostanzialmente in questo video è cercare di simulare tutto il campionato. Ho scelto di essere il Dortmund 2 perché almeno non mi esonerano, perché è impossibile non vincere il campionato con questa squadra, e vedere tra 3-4 anni dove sarà il Dortmund 2 e dove sarà il Dortmund 1, e soprattutto se mai capiterà che i due Dortmund si incontreranno, cosa accadrà, se si potranno affrontare su FIFA o no, come nella realtà, se quindi tipo arrivando nella categoria del Dortmund 2, del Dortmund 1 non mi faranno giocare. Tutte cose che scopriremo, e vedremo anche se il Dortmund retrocederà, non retrocederà. Voglio capire anche gli obiettivi, perché noi ci hanno confermati 2 milioni, però la squadra è fortissima e abbiamo come obiettivo in patria vincere il campionato. Vabbè, tutte cose che ci stanno. Sarei curioso di vedere, non posso, ma sarei curioso di vedere l'obiettivo del Dortmund vero, che secondo me è diventato tipo evita la retrocessione perché hanno una stella. Allora, andiamo a simulare tutta la stagione, quindi. Io vado a giugno, ma la simuliamo insieme, la guardiamo insieme. Ma tanto dovrebbero essere più o meno tutte vittorie. Vinto 1-3. Questa non la vedremo perché è il 31, ma va bene uguale. Vinto 1-3 col Friburgo. Cosa fa il Friburgo? Questo sarà il Friburgo B. Vinto 4-0. Vinto 1-3. Pareggiato 2-2. Occhio. Non va bene. Vinto 2-4. Vinto 1-0. Ma sai se vinciamo la Coppa tedesca dalla B andiamo in Europa? Dalla C, anzi. Vinto 0-4.
C'è il Turgkuku, vinto 1-2, perso 1-2, cazzo, pareggiato 2-2, pareggiato 0-0, vinto 1-2, pareggiato 1-1, vinto 0-3, perso 1-2, qualche partita si perde, eh? Poi c'è anche il Monaco 1860, vinto 1-2 comunque, vediamo col Monaco, vinto 4-0, a faccero Monaco, no a faccero cazzo, ero Monaco. Vinto 3-0 e sono curioso di vedere in Bundes come sta andando. Dai, allora, a noi sta andando benissimo, 44 punti, la seconda 38. Ma come starà andando? Non ce lo fanno vedere, cazzo. Non ce lo fanno vedere? Perché non ce lo fanno vedere? Dai, non ci vedo che non ci fanno vedere. Non c'è un modo per vedere il campionato tedesco, visto che sono in C. Che senso ha? Ma una volta non ci facevano vedere tutte le competizioni, tutte quante, raga. Una volta tutte ce le facevano vedere. Boh, vabbè. Comunque in Champions il Borussia è andato in Europa League e affronterà il Betis. Beh, insomma, dai, alla fine sono arrivati terzi, non male, eh. Sì, ma che presa male però così. Allora andiamo a giugno, dai. Dai, ma aspettavo sicuramente di meglio, cazzo. Ah, raga, cioè, scusate, no? C'è una cosa che non capisco. Ma mi hanno cacciato? Ma com'è possibile che mi hanno cacciato? Certo che certe volte mi gira proprio il cazzo. Io volevo fare una sfida per vedere cosa succedeva, invece questi mi cacciano. Ma che senso ha? Ma che senso ha? Ma perché mi hanno cacciato? Non capisco. Che noia però, che noia. Cioè dai, con il Dortmund primo mi hanno cacciato. Ma che senso c'ha? Ma che senso ha? Non ha alcun senso. Niente, sono ripartito da capo e devo riandare almeno a marzo a cercare di capire che cazzo vogliono questi, perché mi esonerano, risimuliamo tutto da capo. Allora raga, è successa una cosa molto strana, cioè come se il gioco non volesse farci beccare il Borussia Dortmund, e visto che sapeva che il Dortmund sarebbe sceso, non voleva farci salire. Alla fine, come vedete qua, Dortmund e Dortmund 2 sono nella stessa categoria. Qual è il problema? Il problema di base è che andando poi a vedere quello che è successo dietro l'overall 49, raga, puntualmente mi esoneravano ogni anno. Ho dovuto fare 4 volte la stagione. E nonostante io abbia eseguito completamente quello che mi è stato detto, perché se andate poi a guardare la giovane età, ho dovuto prendere, e non sto scherzando, guardate qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, 10, no, 9, 9 giocatori della primavera, 9 giocatori della primavera. Nonostante ciò loro ancora non sono contenti. Lo scorso anno ho fatto tutti gli obiettivi, tutti, uno per uno li ho fatti tutti. E quindi sinceramente credo che loro non volessero proprio, appunto, mo si vuole un pochino per capire, non volessero proprio farmi arrivare nello stesso campionato del Dortmund, come se non si potesse fare, ma con il gioco non ci sono riusciti. E quindi quando salgo in una categoria con il Dortmund, loro fanno di tutto appunto per smantellarmi, per mandarmi giù, per esonerarmi, per non farmi arrivare a quel momento, perché altrimenti non c'ho altra spiegazione perché facevo tutti gli obiettivi e nonostante ciò comunque mi volevano cacciare. Adesso sta risalendo, quindi adesso noi andiamo a simulare tutto l'anno e vediamo appunto cosa succede se a fine anno noi siamo in Serie A e loro sono in Serie C. L'unica cosa, rimanete con me perché adesso voglio vedere insieme a voi cosa facciamo il doppio scontro con il Dortmund. Eccolo raga, lo scontro a settembre, cioè, vediamo un po'. Perso! Abbiamo perso con il Dortmund, raga, con il Dortmund di merda. Abbiamo vinto tutte, perso con il Dortmund. Sono curioso, siamo primissimi, ma non c'erano dubbi. E credo che il Dortmund sia ultimo perché fa schifo, no, a metà classifica. Decimo, 9 punti in 7 partite, assurdo. Ora simulo fino al ritorno, tra l'altro, che poi è maggio. Tra l'altro avete visto, no, 91 di overall. Non vorrei che adesso loro mi ributtano giù fino ad arrivare a 40. Giusto per informazione, la coppa perdiamo. Veramente sembra fatta apposta solo perché ci chiamiamo Dortmund 2. Allora, in quello che dovrebbe essere fine girone d'andata, 22 dicembre, noi siamo primi con 49 punti più 10 sulla seconda. Mentre l'altro Dortmund, beh, per il momento è salvo però, 20 punti, non arriverà mai in zona playoff, anche perché non esistono, dovrebbe entrare nei primi tre. Però è lì il rischio di perdere 7 giocatori. Sta cosa, raga, vabbè, però chi sono? Burki, Daud, Basalak, Royce, Guerreiro ieri no, per contratto, Hummels anche no. Burki sì, perché sennò rimangono senza portiere. No, non voleva rinnovare. Là si attaccano al cazzo e tirano forte. Daoud 81. Dai, più o meno ci siamo. Detto questo, resoconto mensile, non ce ne frega nulla. Non so perché, no, volevo vedere un'altra cosa. Volevo dare un'occhiata a come è in questo momento il Borussia Dortmund. Eccolo qua. Allora, sostanzialmente non sappiamo niente di nessuno, quindi non so come io possa dirvi.
Però mi sembra che siano più o meno quelli che avevo messo io. C'è giusto Knauf che vale 5 milioni, che però c'è ancora. Lui 2 milioni e 6. Ma non sappiamo niente di nessuno praticamente. Quindi il Dortmund non ha fatto acquisti sostanzialmente. Andiamo a giugno, vediamo se la facciamo a fare almeno un punto contro il Dortmund fake in due partite. Pareggiato 1-1, niente, non dovevamo mai vincere contro il Dortmund. Qui vinciamo 3-0, finisce il nostro campionato, arriviamo primissimi, non c'è l'altro Dortmund che si salva a pelo. Grazie ai 4 punti che abbiamo dato noi, sennò sarebbe andato praticamente giù matematicamente. Però noi come sempre rischiamo di essere retrocessi, io non so perché, ma va bene uguale. Detto questo, io direi di fare anche l'ultimo anno, giusto per curiosità, per vedere appunto se il Dortmund salirebbe su il terzo anno, ma sinceramente ho i miei grandi dubbi, quindi voglio vedere se vinco magari il campionato, non lo so, nell'ultimo anno, ma comunque diciamo che l'esperimento più o meno è riuscito, nel senso, possono giocare insieme le due squadre di Dortmund? Sì, hanno fatto di tutto per non farci andare, hanno fatto di tutto. Però alla fine con un po' di forzatura, con un po' di problematiche, il gioco non riesce più a bloccare la squadra e quindi sì, possono andare su le due squadre, possono andare nella stessa categoria le due squadre di Dortmund. Che poi in realtà ci avessero, cioè le due Borussia Dortmund, ci avessero cacciato, comunque loro sarebbero andate su comunque, però noi non l'avremmo mai visto perché qui la Serie B non si vede quando sei in Serie C e quindi non avremmo mai visto le due di Dortmund insieme. Il Dortmund 2 in Bundesliga, simuliamo tutta la stagione e vediamo com'è la situazione. Ah però aspettate un attimo, dovrei solo una cosa. Ok, a posto, scusatemi. Vediamo com'è la situazione, vediamo se non ci cacciano luglio, agosto, settembre, ottobre, bla bla bla. Voglio vedere se il Dortmund 2 vince il campionato al terzo anno. Siamo al primo di giugno, andiamo direttamente a vedere com'è andata. Terzi, ok. Il nostro Dortmund è arrivato terzo in classifica. Secondo il Lipsia, primo il Bayern Monaco. Quindi per insomma rispondere anche al quesito iniziale, dopo 3 anni il Borussia Dortmund è in Serie B, non sappiamo in quale posizione perché non ci fanno vedere Nugaz, come potete vedere appunto qui si attaccamo proprio, però è in Serie B, nella DFB Pokal magari vi posso far vedere come è andato se me lo fanno vedere, ha vinto 1-3 qui e questo è terminato dal Leverkusen. Noi invece siamo arrivati al turno 3, poi siamo usciti contro l'Augsburg, mentre il Dortmund 2 è terzo in classifica e farà la Champions. Quindi completamente non contano i nomi, non contano se è la prima o la seconda squadra, contano i giocatori che stanno dentro e appunto il Dortmund è arrivato terzo in classifica. Fatemi sapere la vostra, Dortmund, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non è già fatto. Io vi ringrazio per aver visto il video, tantissimi mi piace, un po' scialla come sempre, ci vediamo al prossimo video.